Buongiorno da un Giacomo Casalingo, oggi faccio un risotto, credo, allo zafferano. Poi ho preso tutti gli scarti delle verdure che avevo in frigo che stavano morendo e le faccio seccare. Tostatura del riso. Un goccio d'acqua. Facciamo sobbollire per addolcirlo. Nel frattempo il riso è tostato ed è il momento di farlo evaporare con un po' di vino altamente pregiato come il Taverna. Tra l'altro questa cucina l'ho interamente costruita io in ogni sua forma. Avere un tagliere così davanti ai fuochi onestamente non l'ho mai visto, ma è, cioè, a mio parere mi piace un casino lavorare qui e buttare direttamente in pentola senza dover andare a destra o a sinistra. Figo, consiglio. Qua nello scalogno ho aggiunto un po' di acqua e ci faccio sciogliere tutte e quattro le bustine di zafferano. Tempo di fare il brodo. Per fare un brodo vero dovrebbe bollire per ore e ore, tipo una notte intera, ma per un risotto allo zafferano, anche un brodo molto leggero fatto in questo modo, seccando prima la roba, si può usare persino l'acqua, quindi questo comunque aggiunge sapore ottimo al nostro risotto. Ok, il brodo va rigorosamente ovviamente provato e magari aggiustato di sale. Cioè, se il brodo è una roba che già ti finiresti così, figurati cosa diventa con il... Buonissimo. Nel piatto, cioè nel riso, mamma mia. Quindi ora è il momento di usare il brodo per cuocere il riso. Bisognerebbe filtrarlo il brodo. Faccio partire il timer al contrario, giusto per vedere per quanto tempo sto cuocendo il riso. E dovrebbe essere un 16 minuti, una roba del genere. E dovrebbe essere a posto, cremoso, poi si manteca. Oh, mamma mia, sono eccitato. E acqua sporca che diventa nettare per gli dèi. Ma guarda che roba, acqua sporca, un gusto devastante. Cioè giuro che lo finirei tutto, pazzesco. Piccolo trucco, perché servire su un piatto congelato come in questo caso può letteralmente rovinare il piatto. Quello che faccio io e metto un goccino di acqua, tipo, vabbè, meno di così, veramente proprio un goccettino, e poi il microonde. 2 minuti e mezzo, una roba così, mentre fai altro, hai poi un piatto bello caldo che non rovina quando ci metti la roba, che raffredda immediatamente e fa schifo. Ma che roba! Mamma mia! Ora è quasi il momento di mantecare e ovviamente si fa con burro salato, tenuto... Burro salato che io tengo in freezer, perché lo shock termico qua è importante per... Ora, piccolo trucco dello chef Claudio Sadler. Un goccio di salsa di soia. Piatto caldo. Ne faccio sempre parecchio di più perché il resto lo tengo e poi diventerà riso al salto. Perrier e sono un signore, mamma mia, non ce la faccio più. Guarda che roba, ma guarda che roba. Pazzesco. Cioè è una delle cose più semplici della terra e se penso che il gusto, cioè perché lo senti la profondità di quel brodo che è letteralmente fatto con gli scarti mollicci e quasi andati a male di verdure che avevo a caso, gambi, pezzi di roba, cioè qualsiasi cosa. Non riesco a parlare perché sto salivando. Oh, no, no, no. Non ce la faccio. Ciao. Non per niente, questa è la sera e sono venuto a provare il risotto che 8. Risotto 8. Mi ha consigliato e c'è anche il signore lì. Salve. Un Marco Romboli, più comunemente conosciuto come... Tra l'altro il brodo non ha smesso di creare magia.